Eccoci qua, raga, tutto bene? Come va che si dice? Eccoci. Allora, situazione critica. No, non è vero. Allora, dobbiamo prendere i materiali che li avevo votato un sacco prima e credo di averli persi, aver affrontato quel Black Agumon e Black Gabumon. Ora però... Oh, ma dopo partiamo proprio in maniera de merda, però, mi scusi, eh? E che cavolo, cominciamo bene, andiamo bene, eh? Grazie, eh? Allora, dicevo, c'è pure l'arcobaleno, guarda che bello. Allora, che dobbiamo fare? Ah, sì, prendi il materiale, andare da Icemon, perché questo caro Digimon ha un'abilità di ghiaccio. Non l'ho scoperto adesso. E lo sfruttiamo ora per sbloccare Icemon, perché sicuramente serve lui, che lui magari adora magari le terme o qualcosa, che non mi sorprenderebbe, essendo che Digiworld 1 ci sta proprio un Digimon dove si basava sulla questione no, non terme, ma un gioco di ghiaccio vicino all'arena, che in questo caso era Pinguimon. Qui non mi sorprenderebbe che questo qui decide di venire e fare un'area più congelata per fare un gioco o per fare comunque qualcosa di intrattenimento nel Colosseum. Non mi sorprenderebbe come concetto. O semplicemente adora magari la sauna, perché quello è un cacchio di Digimon, tipo, ok, campione, però mezzo rincoglionito perché ti metti dove c'è il fuoco, il caldo, la lava, pazzo, psicopatico che non sei altro. Quindi ora dobbiamo andare da lui, assolutamente, usare attacco di ghiaccio che tiene il caro Mega Syndramon, Mega Dramon, buonanotte, che Mega Syndramon, Mega Dramon, e sperare anche in bene che riusciamo a sbloccarlo il più presto possibile, soprattutto sperando che riusciamo ad arrivare da lui prima che lui schioppa. Ecco, uno direbbe: come fai a sapere che ha un attacco di tipo? Basta vedere questo, eccolo qua, tipo ghiaccio, ragazzi. Ragazzi, tiene un attacco tipo ghiaccio, getto potente, tipo ghiaccio, acqua, puramente ghiaccio, fuoco, e quindi serve questo qua. E adesso sfrutteremo questo. È interessante, non me l'aspettavo che sapesse usare un attacco del genere. Oh, non ci sta quel gigante, meno male. Ah, però abbiamo questi. Subito. Prendete, servono. Li abbiamo persi tutti sti cosi, eh? Li abbiamo persi tutti. Dobbiamo riprenderli. Quindi prima facciamo questo e prima ce lo togliamo, ragazzi. Questi ci servono. Errore mio che dovevo ritornare prima in base per ritirare tutto quel materiale e poi andare da quei due. Errore mio, raga, comunque. Pare sempre errore. Sì, perché li abbiamo persi i materiali. Se no me lo diceva che i materiali erano reali, però essendo che abbiamo perso tutti i materiali. Ribadisco, un peccato, avevo votato un sacco di cose. Cretino io che non sono andato a consegnarlo prima. Errore palesemente mio. Vedete, tutta sta roba l'avevo trovato, ma la dobbiamo ripescare. Per fortuna che li troviamo tutta qua sta roba. Sì, muoviti. Preso grande. Ora andiamo da quei Icemon, perché sicuramente vuole ritornerà anche lui in città. Vediamo un po', speriamo, tanto solo lui, cioè noi siamo venuti solo per lui in pratica, eh. Uno mi potrà dire, ma questo gioco ti fa un sacco di trekking, andando indietro, fare cose, ma come ti diverti? Perché c'è gente che me lo può chiedere, e io risponderò semplicemente, raga, perché è uno di quei giochi che io posso giocare, sono abituato a giocare al vecchio capito, che forse era anche peggio, come dinamica era anche peggio, ragazzi, molto più difficile rispetto a questo. Quindi non mi fa né caldo né freddo giocare a un gioco del genere. Rispetto a molti che magari non lo capiscono o non riescono a abituarsi a un gioco del genere, quindi... Crack da boss. Vorrei tanto affrontare quel bastione lì. Abbiamo pure un digio di livello mega lì in fondo. Questo disgraziato ha a che fare contro... Ah no, non c'è nessuno.
Ah, mo non ci affrontate, merda. Però c'è. No. Ok, sembrava che c'era qualcosa. C'è di materiale, non vi parlo che non c'è di materiale. Eccolo. Quanta bella. Vedete come si scatena. Oh, finalmente. Vieni qua tu. Mi sto sciogliendo. Ti prego, aiutami. Finché sono ancora in forze. Purtroppo nessuno dei tuoi parte possiede abilità legate al ghiaccio. Mi sto sciogliendo. Mi sto sciogliendo. Come? Come? Frate. Ah, deve essere per forza tipo ghiaccio. No, vabbè, ma tiene un'abilità. Ma che cacchio mi dici? Dai. A parte che tiene pure due attacchi ignoranti. Muro di fuoco, torcia. Vabbè, è stato inutile praticamente il mio percorso qui, vabbè. E io che ci stavo sperando. Quindi così ci attaccherebbero tutti? Un digio livello mega. Sei un vero veterano. Meno male, perché un digio livello mega io non lo affronto. Posso vedere quanto siete pericolosi? Ok, credo che forse li faccio più male di quanto pensassi. Okay. Raga, non si vede nulla, però credo che gli abbia fatto male. Madonna. Ah, si sono accumulate le spese, vedete, hanno aumentato la... Mamma mia, ghiacciato, vedete che ha un bel attacco ignorante lui, Ma mo abbiamo due attacchi ignoranti tutti quanti, Madonna ragazzi, mi faccio malissimo, perché mo abbiamo degli attacchi più forti di prima. In parte sto contento, però... Ragazzi, bravi. Ah, ecco, è proprio un corpo a corpo, fa quello più male. Bello. Andata, ragazzi. Testo, ghiaccio per 1,5. È paralizzato. Ragazzi, li abbiamo stesi tutti. Minchia, quanta per esperienza. Siete stati grandiosi. Ci voleva un bello sconto del genere. E beh, vabbè, guarda come scappano. Guardali, 1, 2, 3, 4 là in fondo. Ma noi non vogliamo combattere. Adesso morirete, perché siete rotter cacchio prima. Vedi che lui può fare un attacco, cavolo. Cioè, il gioco è stupidino, perché... Stupidino. Perché lui fa un attacco a distanza di ghiaccio. Quindi tecnicamente non è sbagliato.
Madonna quanti danni fa Malaffello. Ah, vedi, mi ha attaccato male alle spalle. Ah, vedi, Itto attacca a due direzioni. Madonna, molto malissimo. Bellissimo, ho fatto ma guarda come l'abbiamo fatto male. Uno è morto malissimo lì giù. Anche lui. Ma io ho una cacchia di abilità con lui. Ah, sai che famo? Niente, qui non posso fare più nulla. Sì, perché là è troppo pericoloso, non mi conviene andare lì. Quindi uno mi dirà, e quindi il segreto è affrontare quel maledetto di livello mega. A Shindramo. Che però, piccola parentesi, credo che l'avete visto, perde molta stamina. Quindi c'è la grande possibilità che potremmo tecnicamente sconfiggerlo. Vediamo un po'. No, niente, non possiamo. È ancora forte, troppo forte, più di noi. Noi facciamo schifo, che livello siamo che poi non riusciamo a tenere chi testa? Raga, è agghiacciante. Questo ti fa capire come il gioco pretende che tu devi fare più volte la rinascita dei Digimon per avere quelli più forti e mamma bravi, meno male lei che siete andati proprio ora, per anni. Sì, però nell'originale era più divertente perché lo scorreggiava uno pure quando fu bellissimo. Ma quando i giochi di una volta erano anche simpatici, si capisce il perché. Guarda come si è ritirato quello. Vabbè, abbiamo comunque materiali, quindi teoricamente dovremmo ripetere tutti quei materiali che abbiamo abbandonato. Se voi si sta chiedendo che cosa, beh raga, dovremmo teoricamente teoricamente prendere gli altri materiali che avevamo la volta scorsa presi, ce li siamo li abbiamo persi, e ritornare, consegnare e livellare un altro poco e sperare in bene, raga, di andare a e sperare effettivamente il bene di sconfiggere quella Mega Machine Dramon. Quello è il mio problema, affrontare quel bastardo. Allora, questo gioco comunque è molto intrigante su tanti fattori. Certo, i Digimon non è che sono tantissimi in realtà, almeno per ora non è che ne ho trovati tantissimi. Non ho trovato molte diversità, per ora. Però ci ho rimasto male che non mi ha permesso di... Sai che se avessi avuto un Mega Syndramon mi avrebbe permesso di aiutare... Coso? Icemon. E poi già dal nome, Icemon. Con tutto il nome, Icemon, vai nei luoghi caldi, sei un pazzo. Comunque,
devo essere onesto, qua manca ancora molti Digimon, di cui mancano molti Digimon che nel gioco Cyber Story avevano messo. Infatti è un vero peccato che qua non c'è stato. È un peccato che non hanno fatto neanche un'espansione di sto gioco. Pretendo però che introduco i Digimon di Cyber Story e i Digimon questi qua, perché alcuni di Cyber Story non ci sono, li hanno incrementati qua, li hanno messi. Ah ecco, Manua hanno paura, merda. Dicevo, quindi io stavo pensando che si può stare che... Scusa che ero concentrato. Per esempio quello dell'elettricità, Fugamon, l'abbiamo incontrato qui, quindi lo dovremmo rincontrare un altro secondo momento in qualche altra area per sicuramente avere la possibilità di portarlo in città. Stessa cosa equivale, ragazzi, altri digio come Mare Angemon, no? Quel piccoletto rosa, che è comunque un digio livello mega, parentesi. Comunque, tornando a noi, spero che se fanno Digimon World 2 e lo chiameranno Digimon World 2 Next Order e rintroducono tutti questi Digimon, questi qua extra che hanno aggiunto, sbarra quelli là rispetto del gioco Cyber Story, ragazzi, hanno veramente aggiunto un sacco di bozze di video. Più magari aggiunge qualcun altro in più, che come Mori Shelmon e altri video che mancano, ragazzi, potrebbe essere un capolavoro. Il 2 non mi dispiacerebbe rigiocarlo, assolutamente, con la versione aggiornata. Ok, credo che non dovremmo più fare nulla, cioè in senso che non credo che ci sono altre possibilità di fare qualcosa. Ok, vedete, tutti i materiali sono andati, come vi ho detto. Saliamo qui sopra. Ma tanto, anche se imparano qualche attacco, anche se aumenti l'intelligenza, non serve moltissimo. Cioè, più o meno, l'intelligenza aiuta, non è che non aiuta. Bagno! Peccato. Bello, bonus. Ok, però credo che gli devo far riposare. Però ripeto, non credo che sia mega digivolvo. Sarebbe una figata, ma non credo proprio. Allora, vediamo un po', ora andiamo a riprendere i materiali. Sì, perché tanto così funziona.
Poi mi serviva un potenziamento. Ma andiamo a vedere se mi fa vedere l'animazione della sistemazione di coso. Non ancora, quindi in fase ancora di lavoro. Devo fare quella di Patamon, scusatemi. Sì, perché lo devo migliorare ancora, perché se lo miglioro può diventare una bella struttura. Qua è bellissimo che l'hanno fatto tipo giardino zen puramente giapponese. Ora avete capito perché ho fatto 8 e 8? Perché noi accumuliamo, sì, ne mangiamo 4 totali, se no 6, però accumuliamo sempre 8, 8, 8, 8, capito? È tanta roba. Voglio vedere un'altra cosa, raga. Partner, stato. Comunque tu sei messo bene. 13.000. Comunque hai un buon attacco e tutto. Cioè, è più forte lui comunque. Sei forte di vita. Cioè, è più forte lui in tutto. Ci proviamo ad andare a affrontare quel disgraziato. Cioè, proviamo. Dai, ci proviamo, dai. Dai, lo so che non è facile, ma ci dobbiamo provare. Anzi, devo essere sincero, sono pure contento perché se ci pensiamo, ho fatto una cosa interessante, che comunque ho livellato, quindi se loro rimorono e si ridigevolgono più avanti, nella prossima diventano ancora più cazzuti. Quindi il gioco pretende un po' che tu dovrai avere un 2, 3, 4 partner deboli inizialmente. I 4 in parte intendo i primi due, questi due. Però attenzione, avete visto che già c'è una bella differenza con gli altri che abbiamo avuto a che fare? Questa cosa non sottovalutiamola. Bello che fa il rumore dell'acqua, ragazzi. Chi non la conosce, si sente tale rumore. Si sente tale rumore quando il nostro protagonista col cappello del DJ World 1 salta. Non ci credo. Vabbè, non fa niente tecnicamente. Ve li uso, dai. Ok, andata? Andata. Vabbè, ormai sono abbastanza forti che questi non ci attaccheranno più. Infatti il panico. Cosa pensa che i primi Digimon erano difficilissimi da affrontare, adesso se mi azzardo di ammenarli morono malissimo. Allora io ripeto, riproviamo, guarda che non è facile, cioè dobbiamo provare. Alla va la spacca, se ce la facciamo, tanta roba, se non ce la facciamo non posso fare. Non posso fare proprio nulla. Dici palma. Vediamo. Eccolo qui. Lucio, sagattero! Omaimo! Kokoa, oreto Yukimura ni makasete kure! Comunque è vero, le facce Naru sono so, Yukimura! molto strane se dobbiamo Shinkuro Mario no chikara o confrontare. misete yare! Oh! エキゾーストフレーム。Ok. Sì, わちゃちゃ、sì, ぶちせ壊dobbiamo されちゃった。paragonare i dettagli facciali rispetto. なんで、Cioè, sai che sembra più進化しvecchio たの？questo すrispetto a ま、Digimon ボタ。Cyber Story, capito? E sono usciti in contemporanea, anzi questo è uscito pure prima.
Cioè uscì pure dopo, lo dirà. Ma quindi se noi ora lo sconfiggiamo sperando. Fatto male. Ma dai, è troppo potente quel coso. Ovvio che non posso. Ma non gli posso fare comunque nulla, ragazzi, ci fa troppo male. Non gli abbiamo fatto ugualmente nulla. Ho capito, ma che lei è una bestia di Satana, come faccio a sconfiggerlo? Ah, i materiali me la portate, ok. Prendi. Niente ragazzi, dobbiamo obbligatoriamente livellare. Speravo di no, però a quanto pare ci sarà Digio livello mega contro questo bastardo. Ce la faremo per Digio livello mega? Meglio credo che questo deve arrivare almeno ai 20.000 ragazzi se dobbiamo avere un Digio di livello mega. Ma questi non saliranno a livello mega, ragazzi. Ah, hanno fame. Ho sbagliato. Ok. No, perché io credo che dobbiamo portarle almeno a 20.000, ripeto. Sì, lo sapevo. Grande. Ok. Per forza. Oh, l'unico decente. Wargreymon, potete dire Wargreymon? No, sul serio. Vedete, 1600, forza 2000. L'avevo intuito. Ah, vittoria 45, non so quante vittorie ho fatto effettivamente. Allora devo portarla a 1600, raga. Deve avere almeno un digio di livello mega, lo devo avere, raga. Sembra strano, ma ne ho bisogno. Non sta facile. Sapete qual è la sfiga?
Però posso avere un Black War, posso avere un War Crane. No, cavolo. Per poco. Cesso, grande. Rosa, ragazzi, io conosco le dinamiche di allenamento. No, mi è morto! Sfiga, vabbè. Oh, il partner te mi è andato. Allora, che dice possiamo fare adesso? Ma io vorrei riprovare sempre lui. Ci proviamo. Come lo chiameremo? Charlie. Charlie. Grande, fine. Tanto un digio poteva diventare, quindi va benissimo. Non è che può fare chissà che cosa. Però adesso vediamo un'altra storia di Coromon, perché voglio vedere cosa può diventare Coromon. A parte Agumon normale, però non mi ricordo, è diventato Toy Agumon diventava, giusto? Cosa può diventare? Sempre calmo. Oh ragazzi, niente. Oh, Agumon diventa così. Toy Agumon, Vimon e lui. Shotmon lo dobbiamo sbloccare. Credo che dobbiamo affrontare quello per ottenerlo. Vimon, tanta roba. E allora, vedete com'è interessante. Quindi se tu lo livelli soltanto è inutile. Se invece aumentiamo leggermente la forza, otteniamo Agumon. Potete dire che ho ragione. Ok, vedete? Perché le percentuali aumentano dalla, capito? Ora avete capito come funziona. Quindi mo diventerebbe Agumon, teoricamente. Confermo se sbaglio, voglio vedere se ho azzeccato la cosa. No, è diventato Agumon, ok. Maronna, stai calmo. Ok, partner. Ok, non ha niente. Ah, ho dei dati.
Guardromon arancione. Oh, vabbè. Ok, e gli altri due non si sa chi sono. Non mi ricordo neanche chi ero. Ok. Facciamolo dormire, va, che forse già da un po'. Oh, mi sorprende che è ancora vivo. Ok, è ancora vivo Mega Caputermo. Interessante, è ancora vivo lui. Grande, tutte e due o uno? Ragazzi, guarda che se diventa 2000, 20.000 può essere tanta roba lui, eh. Vedi, lui ha già due caratteristiche. A me piace il fatto che hanno voluto fare una cosa figa. Se ci fate caso dai disegni qui sotto, e così pixelati, io li adoro. Li adoro. Infatti sei indebolito. Infatti voglio farti riposare, sto pensando a cosa fare. Sì, però è strano che Mega Kabuterman è ancora bello attivo, non me lo aspettavo. È invecchiato, ragazzi. È invecchiato, ragazzi, mi morirà fra qualche giorno, fra poco. Ve lo dico io. Morto, ok. Ok, no, ma per forza doveva essere così. Ora. Lo facciamo così stavolta. Così siamo sicuri di avere un digio tipo acqua. Carichimo, picchimo. Ro. Così. Perché sì. Otto, sedici sti cose, andiamo. Che carina la vocina. Sentito. Ho dato questo. Tanta roba. Chissà se migliorando questa zona lui scompare da qui e si trova da un'altra parte. Non per cattiveria. Wow.
Ok, ma se io mi sposto qua, dovrebbe essere sistemata la struttura. Oh, ma che bello! Che carino! Ok. Uno mi dirà, e adesso? Beh, adesso lo potenziamo. Ora vado a costruire un'altra struttura. Vedete, Iago, come gira strano? Gira la faccia, gira, ma... Poi facciamo la costruzione, aumentiamo anche la costruzione. Diventerebbe interessante. Vorrei vedere la struttura di Meramon. Guardate qua, manca proprio, vedete? Quindi vuol dire che se io entro qua devo incontrare me. Oddio! Guarda, vi siete messi qua. Vedete come sta? Vedete? È sbagliato. Guardate la faccia, la bocca. No, tutta la faccia deve essere girata. No, ho sbagliato. Oddio, guarda com'è bello tutte e due qui. Che figata. Mi aspetto pure un'altra posizione di animazione, però dai. Vabbè, andiamo. Bene, livelliamo. Ah, pensavate che... Facevo giusto così. Tanto sono una dissoluzione, quindi tutto a posto. Comunque sono leggende diverse a... Sembra effettivamente diversissimo da quelle che conosco io di Digimon Cyber Story comunque. Più lo sto not più lo sto guardando, più lo sto notando. Yo, motherfucker. Adesso, bene. Sì, lo immaginavo. Un altro po' di relax. Cosa diventi? Chi diventi? Betamon? Non so se c'è Betamon qui. Sì, questo potrebbe diventare un Betamon. Ah, Gomamon. Ok. Può diventare qualsiasi cosa, ma non so che cosa può diventare. Bellissimo. Tipo ghiaccio, attaccami. Ah, cavolo, lì sotto. Oh, finalmente, vediamo un po'. Oh, Guardromon, Guardromon, Wizardmon. Tu può diventare.
Ok, Ikakumon, Icemon, questo ti intende, poi Icemon lo uso. Vabbè, staremo a vedere, dobbiamo farli combattere. Vediamo un po', magari combattendo otterremo dei punti. Guarda come è corretto Yagumon. Però vedete che è sbagliato la faccia, perché metà faccia è bloccata. È sbloccata, cioè è bloccata. Figo. Beh, fatto un volo bruttissimo. Ah, l'altro ha rifiutato proprio. Ok. Si prende, ma Madonna, guarda come è carino quel mazzo. Figo. Figo. Scusate per lo sbadiglio. Dovete stare calmi però, eh. Ok. Meglio non attaccarli per il momento. Vedi, aggrediscono. È pericoloso comunque. Meglio così, abbiamo fatto bene a combattere. Vedete la bocca di sotto doveva muoversi insieme alla faccia, alla parte rossa, raga. Bella. Quello è un alfa. Ciao Tony. Sì, stiamo giocando a Disney. Sto giocando a Disney. Mi ha appena paralizzato col nostro. Mo non mi aspettavo di beccare un alfa in lontananza.
ご飯タイム、ご飯タイム。Beh, potremmo provare. Decisamente. Come ho detto, ci speravo, ma non siamo in grado, assolutamente no, no. Dobbiamo un minimo diventare a livello campione per affrontare quello, quel coso. Cioè ci attaccano ancora questi, quindi vuol dire che non siamo ancora capaci. Andata, vai. Guardate come sta scappando, però mola. Ah, è preso dall'acqua. Vabbè, sconfiggiamo. Comunque abbiamo due Digimon che uno può diventare tipo acqua, quindi questo ci faciliterà, però. Vediamo un po'. Sì, perché adesso voglio livellare, capito? Quindi purtroppo mi ci tocca allenare un bel po'. Bella. Cesso. Stanchezza, riposo. Come dorme carino. No, è andata malissimo. Ricorda che dobbiamo portare almeno a 10.000, eh. Cesso. Dai. No, ho cliccato malissimo. Hai, azumatte. Ora, tabete. Sono curioso cosa posso diventare, sì, effettivamente, tutte e due. Sì, perché non sto, voglio guardare bene l'evoluzione, voglio scoprirle da solo.
Se uno mi dirà perché vuoi scoprire da solo, fidati, la parte divertente. Ah, difficile. Ok. Ok, è andato. Bene ragazzi, ora prima di andare e staccare, perché ci manca potenziamento grande. Non cambia nulla, frate. Non è cambiato nulla. Devi stare calmo. Ora lo facciamo te. Grande. Devi stare calmo te. La lista ha detto pure quanto manca adesso. Quindi vuol dire che potevano venire anche in altri giorni, in altri momenti. Intanto questo sta salendo brutalmente e questo è l'importante. Andiamo qui. La casa sua dobbiamo potenziare, sai, con calma. Vabbè ragazzi, tanto fra poco si fa a notte, cioè li faremo dormire, però vorrei tanto farli digevolvere prima. Ho sbagliato effettivamente, dovevo fargli fare attacco. No, questo gli voglio insegnare. La resistenza è pari a 0, scommetto. Quanto sta? Non tanto. Wow, uno sta a 666, ok. Va benissimo così. Dormite. Domani è giornata lunga. Che cos'è quel coso? Non ho... Ora risparmio tutte e due però. Ok ragazzi, la stoppiamo qui. Mamma mia che casino questi due. Qui del 38, al prossimo video. Passo e chiudo. Bella ragazzi.